Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti da Natick 1000 e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Natick 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tick 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti a dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tick 1000 UK LTD e Tick 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, mi sposto sulla piattaforma. Eccola qui. Veniamo magari, Tony, prima di passarti, la parola, volevo dare un'occhiata un po' a quelli che sono gli appuntamenti macro della settimana. Per oggi segnalo appunto la chiusura di Wall Street per festività. E vediamo un po' come siamo messi a livello di notizie macro. Domani c'è comunque notizie sul lato europeo. Anche poi mercoledì sono attese i verbali del FONC, e poi c'è le minute della BCE giovedì, e si chiude poi venerdì con le vendite delle abitazioni esistenti sul lato americano. Quindi ci sono un po' di news in arrivo. Allora, mi sposto su i vari indici, partendo magari dagli indici americani, che sono sempre ovviamente sui massimi. Venerdì io avevo provato uno short che mi è stato chiuso proprio sui massimi, perché non avevo sentito la lezione di Tony, che appunto della famosa scucchiaiata da sotto. Bellissima lezione quella di venerdì. Non è ancora disponibile la registrazione, ma credo che lo sarà in giornata. Sarà molto interessante appunto andare ad ascoltare quella registrazione. Anche questa di oggi poi sarà disponibile nella giornata. Ciao Tony, buon inizio settimana. Sì, buongiorno, buongiorno. Ah, peccato, apprendo adesso che ti ha stoppato perché poi il Nasdaq ha rifatto due o tre volte verso Non fine l'ho chiuso serata. sul minimo perché pensavo che andasse più giù, e invece ha rifatto esattamente la stessa cosa che Esattamente, ha ritransitato a 93, 92 un paio di volte per poi chiudere l'ultima mezz'ora un po' in rally e aprire ormai come siamo abituati, come siamo abituati aspetta, mi già sto un guardando, po' di tempo a questa parte, siamo sempre lo stesso. come siamo abituati, aperto poi in verde, perché qui abbiamo gli standard pur positivi, uno standard pur positivo, un Nasdaq positivo. Ovviamente questo si riflette sulle preaperture che sono sugli indici. Per la prima volta nella storia dell'Italia abbiamo un future che apre alle 8:00 per andare a continuare alle 22:00. Prima giornata strana perché vedete il FIB che già quota, anche se ci sono stati solo 78 contratti, per cui decisamente pochi, però vediamo subito che ci sono delle opportunità. Ovviamente queste sono cose tecniche, bisognerebbe essere molto esperti per capirle, per cui però è evidente che ci sono delle formazioni di apertura. Chi è in grado di vedere, di avere un tabellone con tutte le preaperture che danno, ad esempio, in questo momento Eni più 0,84, Enel invariata, positiva l'Intesa San Paolo, positiva la Generali, insomma, aperture discretamente positive. Per cui in apertura davano qualche FIB, era possibile prendere 8,90, 8,85, almeno inizialmente, poi le inefficienze si appiattiranno, però era possibile
prendere qualche cosa in area 8,90, 8,80, perché era molto facile che poi il FIB si riportasse almeno sotto quest'area qui, 9,30, che è il suo valore. È il suo valore. Queste sono dinamiche un po' complesse da capire, almeno per chi non mi conosce, però evidentemente l'inizio del FIB è condizionato, l'inizio, la partenza dell'Italia è condizionata da quello che fanno anche le altre borse. E essendo le altre borse su dei valori leggermente superiori al valore, tanto ho venduto un FIB che ho preso giù a 8,90, ecco, essendo queste variazioni correlate, è molto probabile aspettarsi, senza stare lì con gli occhioni, aspettarsi una partenza positiva dall'Italia. Per di più, dal punto di vista politico, abbiamo sentito che quello che poteva disturbare un po' il corso dell'Italia, cioè che Renzi, insieme a 17 senatori di Italia Viva, potesse mettere il bastone tra le ruote a Conte, perché per via della prescrizione, ecco, questo qui sembrerebbe esserci una tregua. Questo un po' l'avevamo anche anticipata, che almeno per fine febbraio Renzi aveva garantito la continuità, perché avrebbe votato un provvedimento di fine mese, si chiama mille proroghe o qualcosa del genere. Però è stato confermato. Per di più, sembrerebbe, anzi, non sembrerebbe, Conte, Presidente del Consiglio, è andato nella mattinata, nel pomeriggio di venerdì o nella mattinata di sabato a trovare Mattarella, Presidente della Repubblica, rassicurandolo che qualcheduno di Italia Viva, tre o quattro senatori, gli avrebbero garantito l'appoggio e per cui avrebbe i numeri per continuare a governare. E questo indubbiamente calmiera un po' quel piccola, piccola, perché i mercati ormai la pressione non sanno più cosa sia, però calmiera quella piccola pressione per cui sull'Italia oggi, visto che non c'è neanche Wall Street, eccetera, è difficile aspettarsi, almeno inizialmente, delle prese di beneficio, dei cambi, anzi, tutt'altro. E quindi è molto probabile rivederla andare a corteggiare i 25.000 punti, e questa è la prospettiva. Per cui, dal punto di vista tecnico vero, quello che io chiamo tecnico vero, è possibile riuscire anche in questa prima ora di contrattazioni, dove c'è il future ma non c'è il cash, fare delle ipotesi su dove potrebbe aprire il FIB. E questo è importante, alle 9:00, perché noi sappiamo che il cash, cioè le azioni, il sottostante quotato, apre alle 9:00, mentre il derivato, per la prima volta della storia italiana, cammina da solo, almeno la mattina, perché poi in serata dalle 5:30 alle 8:00 è un paio d'anni che camminava da solo. Però la prima volta che il FIB faceva l'ora da solo, c'era un FIB effettivamente un po' pressato, 8,80, 8,90, non correlato con i valori di preapertura del sottostante o anche che faceva il DAX, insomma si poteva rubare 20-30 punti. Però queste sono tecniche, spero intuibili dalla maggior parte che mi sta ascoltando, che possono essere fatte. Ci vuole un po' di esperienza, un colpo d'occhio, ma ve le dico perché non è niente difficile. È molto più semplice cercare di fare qualche speculazione con dei dati oggettivi, fregandosene di tutto, piuttosto che con l'analisi grafica, o dove puoi avere qualche o credere di avere qualche vantaggio, ma lì oggettivamente a volte il vantaggio c'è. Come quello di stamattina, chi ha osservato il film era 8,90, 8,80 gratis con un DAX più forte, con i future americani forti, e quindi c'era questa piccola possibilità, ma insomma parliamo di 30-40 punti. Però se uno riuscisse a farli tutti i giorni e basta, probabilmente andrebbe meglio che a fare dei tentativi come facciamo tutti noi. Queste sono piccole speculazioni. Bene, allora tra 4 minuti parte il mercato, cosa dire?
sorprendente il solito verde che c'è sui future americani. Vedete che il Nasdaq si porta ovviamente al nuovo record storico per quello che riguarda il Nasdaq 100, i future, perché siamo a 9.676 in questo momento, addirittura abbiamo già visto 9.687, per cui nuovo record storico. Abbiamo visto il DAX a 13.8 stamattina, per cui nuovo record storico dei future, non dell'indice, gli indici aprono le 8. Abbiamo visto lo Standard & Poor's addirittura 3.892, per cui nuovo record storico dei future, e quindi una salita che non sembra avere soluzioni, sembra non avere soluzioni. Ecco. Per dire, c'è anche una notizia, qualcuno di voi lo saprà, poco tempo fa, un'ora e mezza fa, sono stati diramati i risultati dell'ultimo trimestre. Stanno uscendo il PIL. Quando voi sentite il PIL, qualcuno che vi dice il PIL, si dà per scontato che quando si parla di PIL si intende l'incremento o il decremento che ha avuto il prodotto interno lordo di un paese l'ultimo trimestre, che va da ottobre a dicembre in questo caso. Cioè, i risultati del PIL fanno sempre riferimento non al trimestre in corso, ma all'ultimo trimestre, quello già chiuso. Ovviamente i trimestri sono quattro, uno che va da gennaio a marzo, da aprile a giugno, da luglio a settembre, da ottobre a dicembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi abbiamo avuto il PIL italiano meno 0,3, abbiamo avuto il PIL tedesco 0, 0, PIL francese mi sembra più 0,2. Stamattina abbiamo avuto il PIL del terzo paese al mondo, che è il Giappone. Giappone viene subito dopo gli Stati Uniti d'America e la Cina. E il PIL giapponese meno 6,4, che è una roba che non si può sentire, 6,4 del terzo paese del mondo, però probabilmente leggevo anche dovuto alla denatalità, cioè in Giappone quest'anno ci sono meno persone dell'anno scorso perché muoiono di più che nascono, i bambini non li fa più nessuno, tantomeno i giapponesi, anche gli italiani abbiamo questo problema. Però abbiamo avuto un ennesimo grave dato dal punto di vista dell'economia globale. A questo punto rimangono solo gli Stati Uniti a fare un PIL che è oltre il 2%, 2,1 mi sembra, insomma, balla sul 2%. Ripeto, quando dico PIL 2% vuol dire che è una sintesi per dire il prodotto interno lordo di quel paese è cresciuto, se dico zero, e non è cresciuto rispetto al trimestre relativo all'anno precedente. Ecco, è questo sostanzialmente, su base A, insomma, rispetto all'anno scorso, lo stesso trimestre ha dato un risultato positivo, negativo, zero. E questo è il discorso. Vediamo adesso la partenza. L'Italia, abbiamo già detto, ha un pochettino da recuperare, stando al pallottoliere, perché venerdì ha avuto una giornata un filo più in appanno per i problemi di governo, per i problemi di governo, per cui siccome appunto l'abbiamo detto un attimo fa, dei problemi almeno c'è una tregua e sembra che questa crisi che si era prospettata, ma magari in tantissimi non ci credevano, però sia più sconfessata, può darsi che l'Italia, dal punto di vista relativo, abbia qualche chance in più di crescere. Ecco qui in questo momento vediamo che sono le 9 meno, diamo la telecronaca, 9 meno 30 secondi, 9 meno 30 secondi, tra 30 secondi esatta partono le aste di apertura in modalità random, cioè c'è un minuto tra le 9 e le 9.01 dove i 40 sottostanti quotati in maniera randomica, ovvero casuale, nel giro di un minuto avranno la loro apertura ufficiale, per cui questa a partire da adesso, cioè dalle 9.00 proprio adesso, e
E quindi si formerà alle 9.01, visto che è randomico, alle 9.01 tutti i 40 titoli saranno matematicamente aperti e quindi potrete vedere l'indice FTSE MIB che si muove. L'indice FTSE MIB adesso, chi ce l'ha, è fermo a 24.867 punti, 0,01, che è il punteggio che ha assunto alle aste di chiusura di venerdì scorso. Vediamo subito, ve lo dico, così vi segniamo proprio tutto. Tra 20-19 secondi assumerà il nuovo punteggio. Il nuovo punteggio evidentemente si rifletterà in maniera diretta sul future, cioè sul contratto derivato, l'indice italiano sul future, che evidentemente ha il valore identico all'indice meno uno sconto di una decina di punti dovuto al fatto che gli interessi a breve termine sono negativi, ma non voglio esagerare a darvi informazioni che possono essere accademiche, ma chi non ne ha voglia di sentire, che fa No, ma sono male. sempre interessanti, Sì, Tony. no, io farei solo questo, capito? Per operare in borsa, però la gente è un po' più superficiale, dice, ma che cazzo ce ne frega, no, di sta roba qui. Invece io Sono faccio cose solo interessanti, cioè la maggior parte quello non che non sa la sanno differenza gli future, altri che master trader, non li sanno i master trader, gli altri, queste cose qui non le imparano, magari sanno le forchette, ma non hanno idea un po' di questo motivo. Per cui 24, 9, 59, vedete subito il film 24, 9, 59, il FIB, che abbiamo detto vale circa 12-13 punti in meno. Ecco che immediatamente assume quel valore lì. Vedete 53 l'indice FTSE MIB, 40-45 il FIB, e questo è quanto il FIB che scadrà il terzo venerdì di marzo, perché così sono i regolamenti dei future. Ecco qui. Ecco. allineati con la quotazione, perché sul TIC 1000 è 24.945 la quotazione attuale di È che apertura. probabilmente si adegua al FIB, perché il FIB in questo momento è 24.945, 40-45 questa volta, mentre l'indice costa 15 punti di più. Perché allora, visto che mi hai detto che sono interessanti, perché costa 15 punti di più? Costa 15 punti di più perché gli interessi a breve termine sono negativi e quindi il future italiano che scade il terzo venerdì del mese darebbe la possibilità a una istituzione finanziaria che ha l'obbligo di pagare gli interessi negativi qualora detenga liquidità di fare un arbitraggio e quindi di comprare magari long o FIB, di comprare i panieri del FTSE MIB, 40 titoli in maniera ponderata con un tasto lo fai, e comprare vari panieri di FTSE MIB e al tempo stesso shortare il FTSE MIB. A questo punto impiegheresti la liquidità e non pagheresti la tassa dello 0,5, quindi per evitare questo tipo di arbitraggi i market maker, insomma quelli che decidono il valore del mercato, si pone qualche punto sotto con il FIB. Stesso discorso per il DAX, per chi avrà notato. Così spieghiamo anche questa pasticca qui che non la sa nessuno, questo ve lo dico, non la sa, cioè o la sa chi mi conosce. Eccola qui. Niente, vediamo per la telecronaca che il FIB. L'Italia mantiene grosso modo l'incremento del DAX più un qualcosina. Vedete che l'Italia fa più 0,33, il DAX fa più 0,24, 0,20, proprio per quei motivi che avevo detto alle 8:58, cioè l'Italia indubbiamente deve avere un nastrino, almeno inizialmente, di vantaggio, perché deve recuperare un po' quella performance che non è stata brillantissima venerdì scorso, proprio per le paure che c'erano legate alla tenuta del governo. Un altro elemento che vi consiglio di guardare per capire queste cose è il BTP quotato Eurex o
PIC1000 mi sembra che lo quoti il BTP, o no? No, il Bund. Il No, il Bund. BTP. Comunque, con i motori di ricerca è possibile vedere su Investing, comunque il Vediamo BTP. se lo trovo su Investing. Basta Allora, che scrivi BTP 500 future e la quotazione del BTP in valori percentuali perde lo meno 0,07, il Bund perde lo 0,16. Comunque andate direttamente a vedere lo spread, andate direttamente a vedere lo spread senza, non voglio complicarvi la vita, lo spread. Oggi, in qualche maniera, ecco, da 132,8 si porta a 131,8, almeno nella mia piattaforma, perde un punto e questo si riflette sul fatto che il BTP perde qualcosina in meno del Bund. E questo sta ulteriormente a significare, quando lo spread si contrae, che l'aria sull'Italia è in fase distensiva. In effetti, giovedì e venerdì scorso mi sembra che invece avevamo avuto lo spread che si era invece allargato. E questi sono piccoli trucchetti operativi che vi impediscono di fare degli errori. Di fare degli errori, l'avevamo visti anche 2 lunedì fa, mi sembra, a memoria, di fare degli errori se uno comincia a dire cacchio l'Italia, anche io magari vorrei shortare, però dice, ah no, l'Italia, che schifo, che dice, calma un attimo, cosa è successo? Renzi ha detto che fa la tregua. E questo, il BTP un po' mi sa, lo spread si sta accorciando, venerdì scorso l'Italia ha sottoperformato e quindi, insomma, evidentemente hai dei vantaggi oggettivi per operare o longa, come ho fatto io con poco, o eventualmente insomma evitare lo short, e questo è quanto. Per quello che riguarda invece il DAX, lo vediamo un pochettino più contrastato, ma abbiamo già spiegato perché il DAX vive, secondo me, molto questo nuovo splendore per due motivi. Il primo, quello normale, il DAX è sempre la Germania, per cui quarto paese al mondo, faro d'Europa, e indubbiamente al di fuori di queste crisi che sta avendo, guarda anche quello che fanno gli indici americani, come tutto il mondo, e quindi di fronte a queste cavalcate senza fine degli indici americani, di fronte a queste cavalcate senza fine degli indici americani, il DAX si adegua e prima o poi, insomma, rifà il record. Tenete conto che i valori del DAX di adesso sono poco sopra i valori di 2 anni fa, mentre Nasdaq e Standard & Poor's, rispetto a 2 anni fa, hanno fatto dei 20%. Cioè, il DAX ha rivisto il record che non vedeva dal gennaio 2018. Abbiamo già fatto questo ragionamento. Nel 2018 Standard & Poor's, Nasdaq e Dow Jones erano decisamente più sotto e quindi c'è stato un adeguamento dei valori perché, bene o male, lì l'America rimane il faro del mondo e prima o poi, se gli asset azionari americani si valutano di un 10, di un 20, di un 30, di un 40, questo si riflette necessariamente sul DAX, ma si è riflesso anche sull'Italia che sta vivendo, anche lei, come tutte le borse mondiali, un periodo d'oro, perché tutto sommato in questo momento, anche un attimo fa, abbiamo fatto 24,970, 24,980 di indice, che sta a significare che sono i massimi assoluti già ritoccati, mi sembra, anche giovedì scorso. Siamo arrivati allo stesso livello di giovedì scorso, vado tutto a memoria, ma non mi sbaglio, perché il FIB ha fatto 9,70 e 9,85 il coso, proprio doppio massimo d'autore, per tutto da vedere, se è un doppio massimo, e sono valori che non vedevamo addirittura dal 2008. Perché cosa è successo nel 2008? L'indice FTSE MIB era sopra, anche ben di sopra questi valori qui, dei 25.000, però ci fu Lehman Brothers, che ha un po' a sorpresa, me lo ricordo benissimo, fallì addirittura, fallì, e quindi l'Italia ovviamente coinvolta dalla crisi del 2008, poi
che si è vista fino a, ha avuto il suo apice a marzo del 2009, cominciò a scendere dai valori più importanti per andare a attraversare e a perdere i 25.000 proprio subito dopo l'embrava. Ecco, siamo ritornati a questi valori, a questi valori. Ho spiegato, finisco il cappello introduttivo, in un post che è un bel post, anche se ho fatto io un bel post, anche lì forse un po' troppo tecnico, ma invito le persone a essere curiose perché bene o male in borsa si rischia di perdere. Se almeno rimane un po' di cultura economica, finanziaria, se perdi, insomma, compensi con questo. Se poi riesci a vincere, ti rimane anche dalla cultura economica e finanziaria ancora meglio. Però ho provato a spiegare a mia maniera il perché ex post, non voglio fare il professore, solo ex post, di questi continui record in questi momenti quasi drammatici per due motivi, per il coronavirus. Non ci dilunghiamo, ecco, in questo momento abbiamo un record nuovo per il coronavirus e drammatici anche per il prodotto interno lordi dei paesi occidentali, escluso l'America, perché l'Italia meno 0,3 non si vedeva da parecchio, proprio da quel periodo lì, un PIL così negativo. La Germania ha fatto zero, 2 trimestri fa era negativo, per cui ha sfiorato la recessione tecnica, perché il penultimo 3 PIL fa era negativo, il penultimo è stato più 0,1, per cui si è salvata proprio in corner. E la Francia, anche lei sta vivendo abbastanza una crisi, per cui i primi 3 paesi sono messi male. Il Giappone l'abbiamo sentito adesso. La Cina, secondo paese al mondo, è importantissimo, fabbrica del mondo, importantissimo per l'economia globale, stanno dicendo che può fare solo più 3, più 4, più 4 e mezzo, e questo incide. Sembra che l'America possa essere toccata solo marginalmente dalla crisi cinese, e quindi, insomma, questa è la situazione. Però la situazione, insomma, non florida, porta a tutti questi record, proprio in questa situazione. Allora, la spiegazione che ho dato è questa. Quando io scrivevo e ho scritto e ho detto, sembra che i danni siano positivi per le borse, no, lo dicevo ovviamente non per ridere, tant'è vero che c'era un post che me lo sono riletto l'altro giorno che dicevo alla fine, oh, quando c'era il conflitto Iran-Stati Uniti, dicevo, oh, adesso per farla salire ancora bisogna che nasca un nuovo problema. E il problema è nato subito perché finito il generale Soleimani, finita la questione iraniana, è partito il problema del coronavirus. E se andate a vedere il giorno in cui mediaticamente almeno il coronavirus ha incominciato a diffondersi dal punto di vista mediatico, vedete che le borse hanno perso 2 ore, 3 ore, forse una giornata, un qualche cosa, ma addirittura hanno fatto dei record storici ben più ampi di quello che avrebbero fatto non ci fosse stato il coronavirus, perché se il Nasdaq era 8.009 a fine 30 gennaio, 8.960, 31 gennaio, evidentemente adesso è a 9.8, 9.7, 700 punti, cioè in 2 settimane l'8-9% di Nasdaq è un qualche cosa, cioè un indice nella mia vita, li ho visto sempre fare un 7% in 2 settimane quando recupera da insacchi, recupera da brutte notizie, le brutte notizie vengono smentite, allora c'è il ritorno. Allora lì lo fa il 6-7%, ma non quando si trova sui massimi storici, fa un altro 7%. Evidentemente quello che ho ipotizzato, che credo che sia verosimile, è che l'estrema liquidità e la speculazione abbia cavalcato, giustamente dal loro punto di vista, giustamente, il fatto che ci sia un'estrema liquidità e hanno comprato
durante le fasi più tragiche delle borse. Si mettevano lì, infatti le borse non scendevano mai, non sono mai scese molto. Si mettevano lì insieme alle banche centrali a comprare, a comprare, a comprare. Poi, visto che non vanno giù, poi basta qualche notizia, un po', dico, ma sì, tutto sommato, questo coronavirus, ci sono i medici italiani che hanno scoperto come isolarlo, oppure ci aspettavamo 3.000 morti, invece sono solo 2.009. Ecco, notizie di questo genere, notizie di questo genere, evidentemente bastano e avanzano per far sì che chi non era entrato a comprare nei momenti drammatici dice: oh, mi devo adeguare, o perché si era shortato, o perché voi sapete che i fondi, le gestioni degli investimenti private sono longa, per cui il gestore, se esce prudentemente, alla fine, anche se non ha shortato, è costretto a rientrare. E questo è qualche cosa che va detto. Il gestore è costretto a rientrare e quindi c'è da una parte chi è rimasto fuori, chi ha shortato e chi è costretto a rientrare, che fanno una carambolata nel rientrare, e la speculazione rialzista, che ha comprato tranquillamente nei momenti brutti, gli vende i titoli. Quindi ogni problema che sorge, è dal 2019 che più o meno ha fatto fare queste cose. Tanto salutiamo quota 25.000, salutiamo quota 25.000. Ogni, ve l'avevo detto, insomma, oggi è inutile stare lì a provare, oggi, in questo momento, siamo a 25.000. E quindi queste carambolate hanno fatto sì che si sia a dei livelli impensabili, indipendentemente dalle cose brutte. Paradossalmente, adesso che sta entrando, gli investitori che sono obbligati, gli shortisti si stanno ricoprendo, io stesso, che insomma parlo spesso di tergicristallo, parlo di short, eccetera. Ah, come avete sentito, ho sorpreso addirittura Giuseppe Ciricola venerdì, che ha detto: no, calma, scucchiamo da sotto perché qui è un delirio. Ecco, io stesso ho smesso per un po' di shortare, perché evidentemente non ho voglia di perdere tutti i soldi che posso perdere, e sono tranquillo. Provo, ecco, in questo magari provo dei rialzi, magari vendo delle opzioni e mi compro sottostante, insomma, provo, non ho piacere ovviamente di stare a sti livelli long, perché mai dire mai, specialmente gli overnight, però ormai il giochino da fare è nelle discese farsi forza, tapparsi il naso e provare a comprare una cosa, poi fare un giro, tornare dopo 20 minuti, perché se sei lì con gli occhi si fa fatica, e spesso e volentieri, quasi sempre, si riesce a guadagnare qualche cosa. E questo è un po' il giochino che stanno facendo. Ecco, tutto qui. Quindi il panorama, quando, poi mi chiederanno: fino a quando durerà? Che ne so, chiunque Questa risponda. è la domanda, infatti in chat c'è proprio Pietro che ti chiede, le cavalcate senza fine degli indici americani, come tutte le cose, sono destinate a finire, e quale potrebbe essere lo scenario quando? Ti chiedono un po' la Ho sfida di mercato. anticipato, perché facendo i post sulla mia bacheca, che sono molto seguiti, io cerco di rispondere a tutte le domande che mi fanno. Me le fanno alcune provocatorie, cerco di rispondere. E le domande giustamente sono queste. La verità, oggi siamo in segreto qui, vi racconto il trucco dei master trader, di quelli che non sa nessuno. Cioè, ogni volta che uno mi fa questa domanda, io sono gentile, però dentro di me, faccio outing, dentro di me dico: ma che cazzo ne so, ve lo assicuro, ma come, che ne so, ma dove arriveremo, che ne so. Poi c'è chi riesce, e a volte anche con fortuna, con capacità, non voglio parlare male, però si inventano queste storie, il ciclo, il controciclo. Però io sono sincero, come sapete qui, chi mi segue, io segno spesso, ho una memoria di elefante,
E quindi anche se storia dei cicli le seguo, io mi ricordo benissimo, benissimo che quelli dei cicli gam pum pam pum a novembre avevano previsto una diminuzione. Me lo ricordo che era prevista forse per gennaio, per febbraio era all'unisono, io per primo, però almeno non imputavo che il ciclo per febbraio doveva andare giù per forza, post dove effettivamente si doveva scendere per forza, autorevoli persone che si doveva scendere per forza, però poi dopo siamo stati tutti smentiti. Perché? Perché ciclo, non ciclo, se ci fosse un ciclo che ti dà oggettivamente dei vantaggi al 99%, saremmo tutti lì a fare quel ciclo e te ne batteresti io di fare il webinar. Di scrivere gli articoli per Fotobel, di andare alle fiere, sarei lì con i miei figli a girare il motorino col mio o nei posti esotici con delle belle mani. Invece anche io tiro la faccio la mia gara perché a volte mi sacco, una volta ci prendo, a volte faccio delle cose brillanti, però in questo momento qui di valutazione ne ho prese poche. Se qualche volta mi arrangio, sono quelle rapine, come vi ho detto stamattina, anche venerdì, cioè uno percepisce l'aria, vi ho spiegato i parametri per cui ho percepito che si arrivasse a 25.000 e quali erano? Ripeto, dal punto di vista politico, è da sentire, c'era Renzi che ha fatto la pace, il BTP che migliorava o andava meglio lo spread, il fatto che dovessimo recuperare rispetto a venerdì, insomma, e le preaperture che sembravano buone. E in questa maniera qui ti fai un trattino di 50, 60 punti, 40, che magari è una mezza rapina, poi te ne freghi perché poi ci insaccheranno tutti anche a ribasso. Questo è un po' il panorama. Se ci sono altre domande, Giuseppe. Sì, ci sono altre domande. Allora, tutte le domande sono, diciamo, in un'unica direzione, nel senso, ti chiedono, lo short quando farlo. Lo so, me l'hanno chiesto È anche un in tanti. po' la natura del trader, perché, ti chiedo, Tony, visto un po' dalle domande che leggo. C'è questa tendenza ad anticipare comunque diciamo un mezzo disastro sugli indici e non si tende comunque a seguire quella che è, diciamo, il bias rialzista, ma si cerca sempre comunque diciamo, forse perché è più facile andare a shortare, metterti lo stop sul massimo e quindi forse tecnicamente è più facile l'operazione piuttosto che mettersi al rialzo e non sapere poi quando stopparsi nel caso dovesse comunque andare giù e quindi magari non hai uno stop fisso o qualcosa, un riferimento dove uscire dal mercato. Quindi ti chiedo, leggendo un po' quelli che sono i commenti in chat, il trader ti chiede dove shortare perché è più facile farlo in questo momento mettendosi sullo stop sui massimi. Non è detto che sia giusto farlo, che sia profittevole, ma da un punto di vista operativo. L'abilità di un trader è anche adattarsi al momento, insomma, quindi evidentemente, cioè non posso, io personalmente ho paura anche a shortarmi, nel senso che in questo momento va così, ho paura ancora di più andare longo, ti vendi un'opzione, ti vendi un qualche cosa, ma fai fatica perché tra È l'altro, un risultato l'Italia comunque, da un Tony, punto di vista mettersi storico, lo short. Dico, è un bagno di sangue mettersi continuamente short, stoppando sui massimi guarda, o anche su. io porto esempio questo, porto esempio questo. Se voi andate, chi può andare sulla mia bacheca, perché è successo 2 o 3 volte, sulla mia bacheca io faccio un post dove scrivo, e non ho cambiato una parola ovviamente, si possono vedere anche dove, non ho mai scritto di crolli delle borse, non convengano a nessuno, e le banche centrali hanno ancora un residuo di credibilità per evitarlo. E poi dico, a quel punto sto cercando di costruire certificati lontani il 20% dall'essere
ai prezzi attuali per andare a cercare un extra rendimento, perché forse su quei picchi non ci va, perché le banche centrali poi si accorgono che un eccesso di rialzo è nocivo ed è prodromico a un crollo. Perché io non ho mai parlato di crollo, sono qui, mai parlato, ho detto ribasso, ma mai parlato di crollo. E poi altre volte dico: attenzione, le domande, due, tre domande mi hanno detto: allora quando è che c'è il crollo? A che versione col crollo? Quando è il crollo? Dimmi il crollo. E io rispondo: no, ma che crollo? Purtroppo il crollo, o per fortuna, non te lo fanno fare il crollo, non te lo fanno. Per cui sto crollo, ovviamente ci sarà il crollo se il Nasdaq va a 10 e 7, per dirvi, o il FIB va a 27 e 3, a quel punto da 27 e 3 te lo fanno scendere a 24 e 5. Ecco la possibilità del crollo. Per cui questo è un po' perché non, oppure un crollo, ci può essere un cigno nero, improvvisamente domani ci svegliamo tutti e c'è l'epidemia del coronavirus a Washington, con Trump che ha coronavirus. A quel punto c'è il crollo, però andare a determinare una presa di beneficio, un consolidamento dei prezzi, uno storno che può essere anche dell'8-10%, ipotizzabile, ma parlare di crollo con le banche centrali che sparano tutte le cartucce, addirittura andrebbero a comprare anche dei titoli, e Trump che deve essere eletto, e Trump che io credevo avesse più difficoltà a farsi rieleggere a novembre, per cui dicevo: attenzione, che a febbraio parta le primarie. Le primarie sono delle pagliacciate, perché in una ci ha messo una settimana a capire chi vinca, in quell'altra ha vinto Sanders. Ma al momento, con l'economia in questo modo, Trump neanche ipotizzabile, non c'è sta lotta, non percepisco almeno io questa lotta che Trump avrà questa grossa difficoltà a vincere. Quindi anche lo schema politico risulterebbe in questo momento a deporre a favore. È evidente però. Per essere chiaro, io non cerco di espormi, però faccio il ragionamento che faccio tra me e me, ecco perché sono legato e ho paura a muovermi. È evidente però che ulteriori tassi di crescita, già a partire da questo più 0,20, stanno mettendo in difficoltà le autorità delle banche centrali, e di questo ne sono certo, perché l'unico modo di far crollare le borse per davvero, cioè il crollo vuol dire, non so, meno 15% in 3 giorni, è farle crescere di un ulteriore 15% per arrivare ai prezzi adesso. Cioè, è ipotizzabile che se il Nasdaq va a 11.000 domani e poi a 12.000 dopodomani, e enfatizzo gli esempi, a quel punto da 12 magari torna a 9,8, che adesso è a 9,6, quindi 200 punti più di adesso, e si possa parlare di crollo da quel livello. E quindi mi aspetto delle paroline dolci da parte delle autorità, e in particolar modo Powell, che dicono: guardate come hanno già fatto tutti, lo fece la Yellen, lo fece Bernanke, l'ha fatto Greenspan con l'esuberanza dei mercati nel 96, l'ha fatto lo stesso Powell il 29 di gennaio. Powell, che poi sfugge, se voi andate a scrivere Powell Prudenza Azioni, nell'ultima audizione 15 giorni fa ha parlato qualche minuto che secondo lui i prezzi dell'azionario erano un po' cari. Allora, una volta, due volte, a quel punto non ci sarà un crollo, però ci sarà una soft presa di beneficio. Da qui è quello che per me succede. Da qui è identificare il punto di inversione. Cioè, se lo dicessi, lo faccio per divertimento, però io vedo purtroppo, che sono mediaticamente sempre, mi espongo, che un'indicazione, se la do precisa, poi qualcuno la segue e poi mi mortifica se la sbaglia, mi si incazza, ne parla. Allora, perché io do per scontato che io la dico così, come se io sento, non so, Larry Williams. Vi assicuro, non so, c'è un grande trader, Larry Williams, arriva a Milano adesso, Larry Williams che dice: attenzione,
mercato sale fino a 4.000 DSP o scende fino a 2.8, è uguale che se lo dicessi te, Giuseppe Ciricolo, lo dicessi io, ma ve lo assicuro, è uguale. Oppure prenderemo Piero prima che ha fatto, Pietro che ha fatto la domanda, che la dica X, Y, Z. È circa uguale, perché non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Se uno mi dice, attenzione, Trump domani a bassi tassi mi dà la notizia riservata, allora sì, chiama l'autorità. Ma uno che gli dirà, alla fine, capito? Per cui c'è questa pericolosità. Secondo me, io non, perché mi ricordo quello che dico, non lo ufficializzo perché ho visto che se ufficializzo scrivo delle cose precise, la gente è spaventosa. C'è gente cattiva o gente poco intelligente che poi ironizza, ti rompe i coglioni la chat interna, è cattiva, mi fastidisce. Quindi, evidentemente, poi io non, nella mia testa non lo so quando, però. Quando potrà scegliere? Beh, sono sicuro, abbastanza certo, che sono prezzi molto alti e di sicuro si vedrà un 5-10% in meno. Io mi ricordo l'unica previsione che ho fatto, non so se, forse l'ho fatta qui, a fine dicembre, dico mi aspetto una borsa che rimanga tra il più 5 e il meno 10, sostanzialmente, per il 2020. Mese di gennaio c'è stato un meno 0, mese di febbraio invece c'è stata una forte ripresa e siamo già sui quei livelli massimi. Per cui, però, da qui a dire scende per forza, evidentemente, dopo vi assicuro che quando scenderà 4 volte erano tutti short, li tireranno fuori record, l'avevo detto, tutte queste cagate qui. Io, come ho promesso 2 venerdì fa, me lo ricordo, qui ho detto, se scenderà farò finta di un cacchio, perché è evidente che prima o poi scenda, per cui cavalcare, ah, l'avevo detto che scenda, ed è stupido, è come dire domani c'è il sole, l'orologio, quella bella frase, l'orologio esatto segna, rotto, segna sempre 2 volte al giorno l'ora esatta, è verissima, e in questo caso è evidente che scenderà, ci saranno delle giornate di grande presa di beneficio, importanti, non crolli, ci saranno per forza, come che domani c'è il sole. Allora io posso suggerire la tattica o cosa bisogna fare. In queste giornate qui cerchiamo di mettere uno stop serio nei long, di farli, ma di mettere lo stop, perché i grandi sacchi si prendono proprio perché ormai sei talmente abituato a rivedere sempre quei prezzi. Sei talmente abituato che a quel punto ti leghi, ti innamori di quel tuo prezzo, di quel tuo acquisto, tanto risale, magari il giorno dopo non risale, 2 giorni dopo non risale, il terzo giorno perdi un altro 3%, allora sei a meno 8, dici no, capisco, ormai ho perso, però voglio recuperare parte di questo gap sempre risalito. E via via ti insaccano. E questo è il classico modo che uno crede di fare un affare tutto soddisfatto, va a comprare e se non metti uno stop serio, predeterminato, ex ante, rischi poi di trovarti col solito scheletro nell'armadio. E questo è il momento in cui si stanno creando i grandi insacchi. Perché? Perché se io vedo, ad esempio, un'intesa San Paolo a 2,52, ecco, ne prendo uno, un credito a 14,01, va bene la stessa Eni. Ecco, già con la Eni stanno tentando l'insacco, lo dico, stanno tentando l'insacco perché con il FIB così la vedi sempre sotto i 13 e l'Eni non si sa perché non va fortissimo, mi aspettavo una Eni almeno a 13,80 con questi valori qui, ma anche a 14. E quindi se dovesse scendere la borsa, cominci a tenertela, tenertela, tenertela. Parlo della Eni, non voglio terrorizzare nessuno, ma va bene anche Intesa, va bene Unicredit, va bene la stessa Enel. L'Enel è un caterpillar spaventoso. Ogni giorno cresce, 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 magari va a 8,18, ce l'hai a 8,28 oggi, 8,18, dice, ma questa è oracolata, e te la trovi a 7,80.
Questo è un po' quello che posso spiegare. Ottimo, Tony. Come sempre, i tre quarti d'ora volano con te, quindi siamo già alla fine del webinar. Ci sono altre domande, ma comunque le lasciamo per venerdì. Vi ricordo sempre che siamo qui alle 16 e che chi si è iscritto a questo è già automaticamente iscritto al prossimo. Ok, vi ringrazio per aver ascoltato il webinar e vi do appuntamento venerdì alle 16. Grazie Tony. È stato un Ciao a tutti. piacere. Grazie a voi.